C'è il Vicenza che fa rima con emergenza, cui Baroni è costretto ad ovviare. Reparto nevralgico pressoché decimato. Fuori gli squalificati Memushai, Bjarnason, l'infortunato Bruno e il giovane Selasi, messo KO dall'influenza. In realtà non c'è tantissimo da inventare. Stesso sistema di gioco 4-4-2 e riedizione in mediana del tandem Zuparic-Brugman, che scherzi del destino. Lo scorso anno fece per un periodo le fortune di Pasquale Marino, esonerato a febbraio dopo 6 sconfitte consecutive, ma mentore in questa stagione del miracolo Vicenza. Altra novità, rientro di Pucino, che agirà in coppia con Salamon, a meno che Baroni non decida di schierare Zampano esterno alto a sinistra, ruolo che invece potrebbe essere ricoperto da Gianluca Caprari, per un 4-4-2 sulla carta molto offensivo. Al momento è l'unico dubbio, come sottolineato dallo stesso Baroni. Sì, può essere questo l'unica, voglio valutare ancora bene, però ecco lì la... Però ecco, meglio non cambiare troppo. No, meglio non cambiare molto, ma principalmente perché al di là di chi va in campo è importante l'interpretazione sia del singolo ma della squadra, questa è la cosa che dobbiamo non sbagliare. Spaventoso il trend della Vicenza in serie utile, da 8 partite, 6 vittorie, 2 pareggi, con appena 3 reti al passivo in questo lasso di tempo. In una classifica virtuale delle ultime 18 giornate, ovvero da quando Marino ha assunto la guida tecnica in sostituzione di Giovanni Lopez, i biancorossi hanno conquistato 37 punti, nessun'altra ha fatto meglio, subito dopo la capolista Carpi con 35 e, udite udite, il Pescara con 30 punti. 4-3-3 il sistema di gioco. Unica variante, Camisa in difesa in luogo dello squalificato Thomas Manfredini. Davanti Laverone e l'ex Stefano Giacomelli a supporto di Cocco, riferimento centrale. Sarà anche nostro compito mettere in difficoltà questo Vicenza, possiamo farlo nonostante le assenze che abbiamo. Insomma, il poker di vittorie consecutive si può fare, se non, ma non è un obiettivo alla portata di questo Pescara. Non lo dobbiamo dire, ma lo dobbiamo fare, nel senso, passando attraverso una prestazione, come ho detto prima, di grande sacrificio e di squadra. Cioè non lo dobbiamo dire, un po' come i playoff, cioè ci si crede No, nel dire nel senso che io... Che noi con i ragazzi crediamo di poter fare una partita importante, però sappiamo che è una partita difficile, ci siamo preparati bene, è la terza in una settimana, occorrerà sicuramente il miglior Pescara, un Pescara intenso nella testa, nelle gambe, che conceda pochi errori. Questo confronto tra Marco Baroni e Pasquale Marino, vi stimate? Lo stesso tecnico di Marsala, tra l'altro ex di questa partita, ha dichiarato testualmente: Baroni è un tecnico, un allenatore preparato, è anche una persona seria, ma questo, se vogliamo, è stridente in un mondo come quello del calcio, soprattutto, che è pieno di persone un po' così. Sì, mi fa piacere, perché è la stessa cosa che penso del mister. Noi poi a volte, no, quando ci si parla tra di noi si percepisce che c'è un po' più di feeling, no, magari con qualcuno. Io reputo un tecnico preparato che ha fatto risultati importanti e sono contento che comunque stia facendo buon campionato.